Poi per l'ambiente, non andiamo oltre, per l'ambiente vuole dire un'altra cosa. Vediamo che anno dopo anno ci stanno portando via la nostra terra. La terra è di tutti, noi siamo figli della nostra terra, ci dai frutti. Continuiamo a cementificare dappertutto il nostro verde, non possiamo pretendere di mantenere le casse comunali in attivo, solo lottizzando pezzi della nostra terra. Pensiamoci bene che la terra di tutti è nostra, è mia come tua, come tua, come tua. E noi vorremmo dare uno stop alla cementificazione. Si dice, non ho dati ufficiali, però ho sentito dire anche da altre persone che a Palazzolo abbiamo 700 appartamenti iscritti. Invenduti. Grazie, Gianluca. Invenduti. Però ci sono molte strutture che si potrebbero riutilizzare, riconvertire in qualche modo, utilizzare l'esistente. E questo è uno dei nostri obiettivi. Passiamo alla terza stella. L'acqua pubblica. L'agosto scorso è stato fatto un decreto legge 122, articolo 23 bis di Giulio Tremonti, metterà in condizione le amministrazioni comunali di poter rendere, dare in gestione a un privato l'acqua. L'acqua per noi non è esclusivamente un buon bisogno, l'acqua è un diritto fondamentale, quindi deve rimanere di proprietà del comune, la proprietà di tutti. Questo veramente lo voglio dire a chi ha la voce. E noi ci combatteremo anche per questa cosa. C'è un esempio su tutti, ad Aprilia, un comune che si trova nel Lazio. È stata privatizzata la gestione dell'acqua. L'acqua, quando prende gestione privata, solitamente, non sempre, ci saranno delle eccezioni, però per di qualità di controlli, perché vivono tutti al lucro. E inoltre possono determinare anche il prezzo dell'acqua. Aumentate in Aprilia il 300% il costo dell'acqua. Fate un po' voi. E quindi noi quando crediamo che sia una risorsa fondamentale l'acqua, la dobbiamo buttare via e non la dobbiamo sprecare. Andare in città, andare a lavorare anche sulle tubature, perché ci sono grossissimi sprechi, fare centri di raccolta di acqua piovana, vasche di raccolta di acqua piovana, un nuovo modo anche di costruire gli edifici. Perché se pensiamo che in molti paesi del mondo, anche in Italia, fanno fatica a bere acqua potabile, noi ne buttiamo via ogni volta che facciamo un bisogno, buttiamo via circa 7 litri e mezzo di acqua potabile. È assurdo, ci sono queste vasche di raccolta di acqua piovana che con una pompa, un filtro, la raccolgono, hanno un legamento dal bagno, niente, ti fa il primo lavaggio della lavatrice, poi entra nello sciacquone e lo utilizzi per lo sciacquone del bagno. Più semplice di così, abbiamo gli strumenti per farlo, perché non provarci? In alcune zone le fanno anche queste cose e noi vogliamo investire in questa zona, in questo modo. Andiamo oltre. Quarto punto. Sviluppo. Abbiamo in mente una Palazzolo diversa, una Palazzolo rigenerata, una Palazzolo nuova, nuovi stili di vita, nuovo modo di interpretare il proprio vivere, il proprio. Adesso devo parlare un po' perché vi libero, ragazzi, non so che cosa. Quindi esorto tutti i giorni anche a seguirci. Poi,
Wikipedia, però c'è un diritto fondamentale che è l'informazione, l'accesso alla conoscenza, e perché come se non è strumento, non aiutiamo i giovani a usufruire gratuitamente in qualche modo. Io so che un impianto wifi costa un sacco di soldi, quindi dovremmo utilizzare forme diverse, anche l'amministrazione, i luoghi pubblici, zone, centro anziani anche, perché no, mettere delle antenne, quelle piccole, collegamento internet, antenne wifi, che hanno preso magari non numerosissima, ma se tu entri nel bar riesci a utilizzare internet gratuitamente, e magari facendo anche dei discorsi sulle licenze degli esercenti, so che un comune di Colorno ha provato a fare questa cosa, una cosa che funziona. E per me questo è un punto molto importante. Adesso passerei alla quinta stella, quella legata ai trasporti. Io sembrerei una di parte, però sono un ciclista, mi piace andare in bici, muovermi a piedi. Oh, insomma, io le vedo le piste ciclabili, è un po' pericoloso andare in giro a piedi e in bicicletta. Dobbiamo mettere in condizione i cittadini in modo tale che loro abbiano voglia di non utilizzare il mezzo, la macchina, un veicolo di leggero. Possiamo farlo anche sensibilizzando, anche nelle scuole. Ci sono delle scuole che lo fanno, piedi bus. Ragazzini, invece di andare tutti in macchina, si vanno a piedi, si fa un finto bus con 4 persone adulte, una per lato, due fasce, i bambini e i ragazzini vanno tutti a scuola e imparano che camminare comunque fa bene anche alla salute, in questo modo si potrebbe rendere anche il traffico. Bike sharing, chiari ce l'ha. Bike sharing è bicicletta noleggio. Cioè, c'è un punto, prendi la tua bicicletta, ti apri nel tuo guest e vai fare questo gratuitamente. Ecco, adesso... Ah, lo vedo anche il car sharing, questo qua è un'altra nuova forma. Una nuova forma per avere meno traffico in città. Mettiamo caso. Allora, se sono 20.000 abitanti, ci saranno per dire 40 persone che vanno a lavorare più o meno nella stessa zona. Perché non fare rete, metterle in contatto e utilizzare una macchina sola invece di utilizzare meno macchine e ridurre il più possibile il traffico. A Westfalia, questo ve lo voglio rendere noto, chi frequenta il blog lo sa, un paese di 5 milioni di abitanti, ha creato un software dove la gente, attraverso l'istituzione del posto, attraverso l'amministrazione, dico vado domani devo andare alle porte franche, sarebbe meglio altrove, però mettiamo le porte franche. Loro attraverso questa gente, una persona che è libera, una persona che deve andare in quel luogo, possono scegliere addirittura, non so, di andare con un appassionato di calcio, quello che parla di calcio. È un modo anche per ristabilire quelle relazioni, quei rapporti umani che abbiamo perso. Siamo tutti divisi nel nostro cielo, nella nostra stanzina, che dobbiamo vivere. Queste sono, non sono cose assurde. In alcuni altri paesi li fanno, ovviamente in Italia è un po' difficile, però li fanno, esistono.